ogni evento che accade nella nostra vita, ha uno scopo per farci capire che siamo costanti co-creatori dei modelli energetici che diventano le nostre esperienze di vita. In base a quanto riusciamo ad aprire la nostra coscienza alla brillantezza del nostro cuore e ad allinearci con esso, possiamo sapere come si svolgeranno le nostre vite. Se perdiamo completamente questa connessione, il nostro cuore continuerà ad amarci e a riempirci di forza vitale cosciente, indipendentemente dal nostro livello vibrazionale o polarità. Se ignoriamo la nostra guida interna, essa diventa una guida esterna, che richiede la nostra attenzione e devia l'energia che è fuori allineamento. Se continuiamo a essere volontariamente ignoranti, le nostre vite cominciano a farci male e diminuiamo la nostra forza vitale contraendoci per la paura. Alla fine, sorge il desiderio di una maggiore comprensione. La continua ignoranza porta a esperienze più intense, creando infine un trauma, progettato per eliminare l'attaccamento alla negatività. La comparsa di un trauma nella nostra vita può essere molto sconcertante, ma ci guida a risolvere le convinzioni limitanti che abbiamo su noi stessi, permettendoci di elaborare il tutto. Il trauma instilla un allineamento autodistruttivo, negativo, subconscio e un'esperienza intensamente traumatica lascia una profonda ferita emotiva nella nostra psiche. Ad un certo punto, dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Il percorso verso la risoluzione passa attraverso l'accettazione, il perdono, la compassione e l'amore. Richiede davvero l'allineamento con la nostra essenza oltre lo spazio-tempo. Il trauma estremo crea una situazione di crisi nella nostra psiche e ci lascia incapaci di considerare scenari positivi. Vogliamo solo lasciare il corpo ed entrare in una vita disincarnata. Se ci permettiamo di seguire questo filo in uno stato meditativo, possiamo trovare la nostra luce interiore. Sebbene entriamo in questa vita con un piano, abbiamo assoluta libertà di cambiarlo, soprattutto se diventa troppo difficile, a meno che non ci stiamo disintossicando emotivamente e non abbiamo bisogno di sperimentare una sfida specifica. Se entriamo in una crisi traumatica intensa, tutto ciò che possiamo fare è seguire il percorso dall'energia più potente che ci colpisce. Se ciò provoca il desiderio di passare a un regno oltre il mondo fisico, spetta a noi riconoscere e allinearci con questa energia, soprattutto se non è possibile resistervi. In situazioni di intensa crisi traumatica, perdiamo ogni desiderio di goderci la vita nel nostro corpo. Per guarire noi stessi, dobbiamo andare oltre il corpo nella nostra prospettiva. Se riusciamo a seguire quel percorso nella nostra immaginazione. Se possiamo esercitarci a immaginare e visualizzare noi stessi meditando nel regno oltre la nostra realtà attuale, possiamo riconoscere la nostra presenza di coscienza oltre lo spazio-tempo. Abbiamo la scelta di riconoscere la presenza radiosa delle persone che ci amano veramente. Potrebbero non essere localizzati, ma possiamo sentire la loro presenza. Ci invitano ad allinearci con loro nella gioia e nell'amore. La nostra coscienza può espandersi oltre la transe negativa della crisi traumatica, e trasformarsi in uno stato dell'essere di dimensione superiore, portando alla dissoluzione della paura in presenza della gioia. È qui che avviene la guarigione, e abbiamo una nuova prospettiva più allineata con l'intenzione di migliorare la vita della nostra forza vitale cosciente. Quando abbiamo avuto esperienze estremamente autodistruttive, sviluppiamo una maggiore sensibilità alla presenza di energia che migliora la vita e un maggiore desiderio per essa. Questa è la strada per migliorare la vita. Quando soffriamo profondamente e lo comprendiamo, acquisiamo una maggiore compassione per noi stessi e per tutti gli altri. Potremmo renderci conto di aver perso la nostra sincera comprensione della vita, che vibra di accettazione e amore incondizionati. Man mano che espandiamo la nostra sensibilità interiore, diventiamo più consapevoli delle qualità di tutte le energie che ci circondano. Nella nostra comprensione, possiamo immaginare le conseguenze dei nostri modelli vibrazionali personali, e possiamo scegliere quelli che vogliamo sperimentare. È così che possiamo creare un nuovo mondo di polarità positiva e bellezza. Canale, Kenneth Schmidt.